Un saluto a tutti amici del web, sono Dado Dax e benvenuti in questa nuova Top 10. In questo video andrò a stilare una classifica personalissima dei migliori 10 doppiaggi italiani nei videogiochi. Ma che diavolo succede? Hai qualche problema, Dado? E tu chi sei? Io sono il tuo doppiatore. Non ho bisogno del doppiatore, parlo già in italiano. Sì, ma ammettiamolo, Dado, non hai una voce sexy come la mia. Il livello narrativo ed emozionale dei videogiochi sta raggiungendo delle vette che 30 anni fa sembravano impossibili. Da semplici pixel in movimento, i videogiochi si sono trasformati in veri e propri colossal. Appare evidente, i videogiochi non sono più solo incentrati su delle meccaniche di gioco, ma offrono un piatto molto più ricco. Ad un buon gameplay bisogna affiancare un mondo di gioco intrigante ed una storia avvincente, che possano tenere il videogiocatore incollato allo schermo per tutta la durata del titolo. In tutto questo, la recitazione dei vari personaggi gioca un ruolo fondamentale, così come è fondamentale il doppiaggio, e cioè le voci che attori in carne ed ossa prestano ai personaggi virtuali. Spesso il doppiaggio viene sottovalutato e ancor più spesso non si rende onore alle meravigliose performance dei doppiatori italiani che spesso offrono un valore aggiunto al gioco. Insomma, in questa classifica proveremo a dar loro la visibilità che meritano. Bene, credo che abbiamo parlato fin troppo, io direi che possiamo buttarci in questo viaggio nella storia del doppiaggio italiano del videogame, con la posizione numero 10. Stephen King scrisse che gli incubi esistono al di fuori della ragione e le spiegazioni divertono ben poco. Sono antitetiche alla poesia del terrore. In una storia dell'orrore, la vittima si chiede sempre perché, ma non c'è una risposta e non deve esserci. Il mistero irrisolto rimane dentro di noi ed è ciò che ricordiamo maggiormente. Il mio nome è Alan Wake. Sono uno scrittore. In decima posizione Alessandro Zurla, Alan Wake. Alan Wake è un titolo che personalmente ho trovato per molti versi noioso. Tuttavia presenta diversi punti di forza, come una narrazione intensa ed incalzante, impreziosita enormemente dalla performance di Alessandro Zurla nella parte di Alan Wake. Farmi controllare qualche altra cassa di armi. In nona posizione Luca Ward, Sam Fisher in Splinter Cell. La nave sta affondando? No, ma sembra che diversi compartimenti siano allagati. Probabilmente diversi di voi, quando hanno sentito per la prima volta Sam Fisher in italiano, avranno riconosciuto la voce di Russell Crowe nel film Il Gladiatore. Splinter Cell presenta un doppiaggio molto hollywoodiano, a partire dall'interpretazione di Luca Ward. Non mi dire, 3 allarmi e la missione finisce. Certo che no, non siamo in un videogioco, Fisher. Non vorrei che tutti sappiano della tua presenza. In ottava posizione Renato Cecchetto nella parte di Manny Calavera in Green Fandango. Perdonate l'attesa, Mr. Flores. Sono pronto per accompagnarvi. Come? Accompagnarmi dove? Su, su, non c'è ragione di essere nervosi. Nervoso? No. È il vostro aspetto. Beh, preoccupante. Preoccupante? Io? Questo è uno di quei rari casi che, a mio parere, il doppiaggio in italiano supera il doppiaggio originale. In particolare, la voce di Cecchetto per Manuel Calavera è inconfondibile e fa vibrare l'anima. Eccezionale. Innamorato. Amore? L'amore è per i vivi, Sal. La cerco solo perché lei è il mio biglietto d'uscita da qui. In settima posizione, Francesco May, Vaas in Far Cry 3. Sì, siete pazzi, eh? Saltate dagli aerei, volate come uccelli. Cazzo che matti. Mi piace questo. È proprio un bel telefono. Vaas è, molto semplicemente, uno dei cattivi più caratterizzati degli ultimi anni. L'antagonista che serviva in un gioco come Far Cry 3 per elevare il titolo sopra la massa. Scusa, cazzo, hai detto? Che hai detto? Vuoi che ti apra il culo in due come ho fatto con il tuo amichetto? Tappati quel cesso! Ok? Quello con i coglioni sono io! Peraltro, non so se l'avete riconosciuto, ma Francesco May dà la voce anche ad Adam Jensen. Meglio lungoraggio. Se riescono ad avvicinarsi, li sistemo personalmente. In sesta posizione Marco Balzarotti, Batman, in The Batman Arkham Series. Alfred, ho preso una chiave crittografica da una guardia. Mi inserirò nelle loro comunicazioni. Per i fan dell'Uomo Pipistrello, l'ultimo decennio è stato un periodo d'oro, una trilogia di film formidabile ed una serie di giochi eccezionali. Insomma, che cosa volete di più? Se qualcuno sa cosa succede davvero ad Arkham City, è lei.
Devo trovare subito Catwoman. Preoccupavano solo di questo. Ragazzi, film. Scegliere quale maglietta abbinare a una gonna. È bizzarro. In quinta posizione, Lorenzo Scattorin nella parte di Joel e Jay arriva nella parte di Ellie in The Last of Us. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Occorre davvero spendere ulteriori parole su The Last of Us, un gioco con un gameplay divertente associato ad una delle storie meglio raccontate degli ultimi anni. In tutto questo, il feeling che si instaura fra il giocatore ed i protagonisti è essenziale, e senza il doppiaggio di Lorenzo Scattorin e Jay Ariva non sarebbe stato lo stesso. Stai scherzando col fuoco? Attenta a quello che dici. Mi spiace per tua figlia, Joel, ma anch'io ho perso qualcuno. Tu non hai idea di ciò che significhi. Per il mio sangue congelato imparerai ad amarmi! Salpa con me e farò di te la regina dei defunti! Non posso. Mi lavo i capelli stasera. In quarta posizione, Pierluigi Zollo, LeChuck, in Curse of Monkey Island. Al diavolo i tuoi capelli, donna! Non vedi che questo vecchio cadavere si strugge per una tua carezza? Comunque, perché non restiamo amici? Ah! Peraltro, Pierluigi Zollo è anche il doppiatore di Glottis in Grim Fandango. Manny, perché non possiamo restare? Abbiamo questo club fantastico, non ci manca niente. E Max mi lascia fare un giro nel suo gattodromo col vagone d'ossa una volta alla settimana. E di Sam insieme a Max il Terod. Sembra una situazione di stallo marginalmente instabile, Max. Che viaggio sconcertante. Ma mi sono sbarazzata di Pris, o di ciò che è diventata. Perlomeno il luogo in cui sono approdata è familiare. In terza posizione, Emanuela Pacotto, Alice, in Alice Madness Returns. Dannato gatto! Non fare il prepotente. Sono davvero al limite. Degna di nota tra le altre meravigliose performance della Pacotto, c'è sicuramente il doppiaggio di Megan Reed in Deus Ex Human Revolution e quello di Victoria McPherson in Still Life. Inoltre, state a sentire bene questa performance di Emanuela in questa cinematica, dato che dialoga con il doppiatore in seconda posizione di questa classifica. Coraggio, Alice. È solo un sogno. Non è un sogno. È un ricordo. E mi fa stare male. Non pensarci. Ora concentrati. Aspetta. Stai fluttuando di nuovo. Senza peso. Nel nulla. Rilassa. In seconda posizione, Claudio Moneta, che però non è in classifica grazie alla performance in Alice Madness Returns, bensì grazie al doppiaggio di Jack in Jack and Dexter. Ehi piccolo, fa attenzione. Oh, e ti do un consiglio. Sta lontano dai nidi di Wambi il giorno del tuo nonno compleanno, ok? Qui con Claudio Moneta possiamo davvero sbizzarrirci. A partire da Shepard. Non dovresti chiamarmi così, James. Non dovrei neanche rivolgerti il saluto. Dobbiamo andare. Bill di The Last of Us. Ah, è davvero uno scherzo. A Joel serve un'auto. Beh, anche se ne avessi una funzionante, non è così. Cosa ti fa pensare che la darei a te? E Gustav McPherson. Eh sì, bei tempi. Ti manca, vero? Sai, il piccoletto è cresciuto ed è diventato un eroe. Ehi, questo è davvero troppo! Adesso ti sistemo io. Bene signori, siamo arrivati in vetta, ma prima di vedere la prima posizione facciamo un rapido recap. In decima posizione Alessandro Zurla, Alan Wake. In nona posizione Luca Ward, Sam Fisher. In ottava posizione Renato Cecchetto, Manuel Calavera. In settima posizione Francesco May, Vaas. In sesta posizione Marco Balzarotti, Batman. In quinta posizione Lorenzo Scattorin e Jay Ariva per The Last of Us. In quarta posizione Pierluigi Zollo, LeChuck. In terza posizione Emanuela Pacotto, Alice. In seconda posizione Claudio Moneta, Jack. Ed in prima posizione, signori e signori, la miglior performance dei doppiatori italiani in un videogame, a mio personalissimo parere, è... Erano tutti morti.
L'ultimo colpo fu come il punto esclamativo a chiusura di tutto quello che era successo. Allentai la presa sul grilletto. Era tutto finito. In prima posizione, Giorgio Melazzi, Max Payne. Lo ammetto, questa prima posizione probabilmente dipende molto dai miei gusti personali, dato che Max Payne è uno dei miei giochi preferiti. Però bisogna ammettere che anche in questo caso è la narrazione che leva il titolo nell'Olimpo di videogiochi senza tempo. E le graphic novel d'intermezzo non sarebbero le stesse senza la voce di Giorgio Melazzi. Vinny Cognetti correva terrorizzato. Poteva scappare, ma con un proiettile piantato nello stomaco come una bottiglia spezzata di tabasco non sarebbe andato lontano. Sapeva dove trovare il suo capo e io avevo un conto in sospeso con Giacobino. Cognetti non avrebbe perso tempo, non so per gli angeli, ma per gli uomini è la paura che mette le ali. Melazzi inoltre presta la voce a James Raynor di StarCraft 2 e soprattutto a Master Chief di Halo 2 e 3. Sì, signore. Ho bisogno di un'arma. Da questa parte. E questo è tutto amici, io come sempre vi ringrazio l'attenzione, vi invito a lasciare un like ed un commento qua sotto nel quale mi dite che cosa ne pensate. Un ringraziamento caloroso ed un abbraccio vanno chiaramente a Gian per essersi prestato per questo video. E un ringraziamento da parte mia va ad Adobax, uno degli youtuber che parla di gaming che seguo con più piacere. E questo è tutto, un saluto da Adobax e grazie all'attenzione, ciao! Dei migliori 10 doppiaggi italiani nei videogiochi. Com'è venuto?